Tutto è pronto per la finale scudetto. Questa nuova competizione soltanto dal 2017-2018 sta continuando anche nel 2019. A Cardino 1 di noi, e i nostri tornei per play sta approdando proprio al campo 2 e vede scontrarsi Canna Boys e i Team Broio. Canna Boys che ieri hanno anche giocato un'altra partita ma hanno perso con i Los Pepes. Ne avranno tre, e dico tre finali. Questa è utile appunto per la vittoria dello scudetto. Vedremo se riusciranno a riscattarsi dalla sconfitta del giorno passato, ovvero di ieri. Tutto è pronto. Il signor arbitro tiene pure il trofeo. Vedremo chi avrà la meglio quest'oggi. Il ragazzo là fuori, in panchina. Ah, Riccardi. Ancora il tiro di Profeta sul palo più vicino al portiere, a Cardi. Ancora Messina allarga per Cannatella. Vedremo se riuscirà a fare un eurogol come lo scorso, glielo auguriamo. Ciccolo Bue prova il destro ed è il gol, il primo gol proprio dai piedi di Ciccolo Bue. Team Broio un po' in bambola in questa azione, forse non si aspettava il portiere avversario. 1-0. Arriva Messina, è tutto solo a destra, Cannatella, buona fede, lungo il pallone, deve uscire, sbagliano qui in disimpegno, un errore del portiere di Canna Boys, di Ciccolo Bue, che ha sì segnato il gol, ma regala praticamente l'azione, e il gol del pareggio a buona fede che segna, e regala anche una dedica, 1-1, domina. Che è del movimento da parte di Profeta, ma è bravo lo Bue ad anticiparlo di testa. Cannatella, la domestica, la mette a terra per Riccardi. Il tiro di Riccardi che è appena entrato, e men che non si dica tocca un pallone, la mette in porta. Ed è il pareggio. Bue, ma è sfortunato qui. Ancora Messina per Ciccolo Bue. Vuole riprovare col destro, stavolta trova un muro, ovvero quello di Liggio, che viene edificato in men che non si dica. Allora prova il sinistro, buona fede, un sinistro micidiale, palla dietro le spalle di Accardi, e allora 2-1. Un po' praticamente. Ancora Drago per Riccardi, ha dietro Profeta, il passaggio intelligente per Cannatella, che prova in un fazzoletto di terreno, si gira, prova il destro e non c'entra però la porta di questa punizione. Vedremo se proverà il passaggio per Bonafede o per Ranieri Profeta. Preferisce la prima soluzione. Ancora Bonafede. Può darlo a Liggio, che era un po' in ritardo su questo pallone. Sfiora il palo, fa praticamente la ceretta al palo destro. Per Bonafede, non si intende ancora con Profeta. È un binomio che non vuole funzionare, almeno finora. Liggio alle due opzioni, a destra Profeta, preferisce proprio questa di opzioni. Il tiro! Nuovamente beffato a Cardi. E nuovamente il gol di Ranieri Profeta. Adesso due sopra. Proprio Team Broio sui Canna Boys. Quanto stanno? 2-2? Liggio. Palla per passa l'acqua. Profeta. Recuperano subito, erano tre, ma riesce a mettere un pallone preciso sul tocco di Bonafede. E allora è 3-2 dopo una partita che si era momentaneamente fermata rispetto ai sprint. Cannatella, Drago, rapidi tocchi, Messina subito per Cannatella, voleva provare la magia per Messina che in realtà si era anche fermato. E allora finisce questo primo tempo sul 5-2, sul parziale 5-2. Un Canna Boys che hanno cominciato molto molto bene, ma stanno terminando molto molto male, visto che sono sopra di tre gol proprio i Team Broio. Cannatella, che perde pure il pallone, anche in maniera molto goffa. Domina, vede lo scatto di Profeta. Può provare in acrobazia Profeta, il pallone che non era nemmeno tanto forte, ma beffa Accardi. Ed è nuovamente il gol di Profeta, che sta adesso porta i suoi sul tre gol sopra. Nell'intervista lo fai alzare e te lo riprendi. Va bene. Cosa più importante? Silvio ha commentato la storia tua. Quale? Il tiro e il palo!
preso da Liggio. Sembrava un po' Koulibaly in questa azione. Ah. O Gallini. Ah. Preferisce andare solo e trova la parata in tuffo di Accardi. Ancora la palla per Riccardi, invece dall'altra parte è un mezzo miracolo di Patinella, quasi sulla linea di porta. Salva i suoi durante il primo tempo. Liggio si dimentica di avere un giocatore, ovvero Riccardi, ma riesce a superarlo anche in scioltezza. Il tiro di Liggio colpisce il palo, un cost to cost assurdo, per la seconda volta prende il legno. Veramente è un Liggio che non abbiamo mai visto per questa punizione, scusate. Chiaro, questa barriera. Militello rimane dietro Liggio perché, ricordiamo, non hanno nessuna fretta e trovano anche il gol per mandare i suoi sul 4 in più, quindi 6-2. Palla per Cannatella, ancora Cannatella, scambia con Damiano Drago che la rimette dentro per un passolacco che era troppo avanti. Allora Profeta, uno contro uno, c'è Bonafede che è rapidissimo, va un costo costo per ricevere il pallone e metterla dentro. Ancora Bonafede, un binomio che adesso funziona, comincia a funzionare. Profeta, Bonafede, di nuovo sul più 4. Lo alto, spazza tutto e manda in rimessa. Passa l'acqua, corto per Messina, ancora passa l'acqua. Un gol invece per Damiano Drago, dentro, doveva lasciarla... anche senza velo, passa l'acqua, riesce a segnare e accorcia le distanze. 6-3. Deve recuperare il pallone Liggio, che praticamente riesce a dare il pallone per Domina. Voleva in realtà togliere da una zona molto pericolosa, ma finisce con far impegnare Accardi in questa conclusione. E allora il tiro, nuovamente la parata di Patinella dopo un'altra conclusione di Riccardi stavolta. Ancora Riccardi, vediamo se arriverà anche la terza occasione. Ancora Riccardi in scivolata, arriva la terza e la terza è quella buona. Viene accorciata la distanza, adesso siamo soltanto sul meno 3, 7-4. Profeta, la parata di Riccardi, di Accardi. Canna per Damiano Drago, ancora Damiano Drago. Cannatella può sfoderare il destro, lo fa! Fa praticamente la ceretta al palo anche questa volta. Sarebbe stato vitale un gol del genere. Messina per Cicolobue. Cicolobue per Cannatella, tutto solo Messina. Viene servito ancora per Cannatella. Il tiro ed è il gol! Cannatella porta i suoi sul meno 2. Adesso è tutto riaperto, sembrano crederci. Manca un minuto più eventuale recupero. Ricordiamo 7-5 il parziale. Palla per Gianmarco Domina che è tutto solo, deve metterla dentro e lo fa. Mette il punto esclamativo in una partita ottima, la sua e quella corale per tutta l'intera squadra. 8-5.